fare per la tua famiglia? Sembra un rapporto per tirare a terra. Cioè, se ancora è stato sovrintendente del tuo pubblico. Sì, ma da loro si ricarica le distanze e poi anche, da ultimo, il limite di Sassa di Muro. Quindi ho maturato in tanti anni un'esperienza territorialistica abbastanza compiuta, complessa, compiuta dal mio punto di vista, e complessa, e mi ha consentito, tra l'altro, oltre che produrre cose strettamente archeologiche, di scrivere un libro dal titolo intrigante, con soldi della Spontanea, quindi il titolo di autore è dell'ufficio economico, ristampato da Fozzi, come si chiama Fozzi, il territorio dell'edizione della Fozzi, che suggerisco di leggere, perché il titolo è Maimone, teoria e sociologia dell'organizzazione culturale. All'interno un altro sottotitolo, la valorizzazione dei complessi dei siti archeologici fra minaccia, invocazioni, progetto strategico, italo-orientale. Cosa vuol dire questi cardinalesi? Maimone è il dio della pioggia. Io quando ero piccolo, a Volterini, uscivo insieme con gli altri bambini per invocare Maimone perché piovesse. Quindi l'invocazione è quella. Le offerte erano distributive del mondo antico che sono continuate tuttora sino a Bonaria. Il progetto strategico, e qui vengo al sodo, il progetto strategico, qualsiasi cosa si voglia fare nel campo archeologico e quindi anche in quello economico, deve partire dall'idea di riconoscere il territorio. Cioè, se non si parte dal riconoscere il territorio, qualsiasi progetto si faccia, museale, di monumentazione, anche di sviluppo, di qualsiasi genere, non avrà fortuna. E il professor Guidoni nella teoria sono perfettamente d'accordo con lui che bisogna partire dalla realtà del territorio. Se non si parte da quello, le cose non funzionano. Da ultimo io abbrevio, magari rispetto su per scrivere qualcosa sul sito nostro di la mia opinione è che il gennaio scorso ho prodotto la proposta di modifica, chiudo in breve, di tre articoli del codice dei beni culturali per individuare, partendo dalla Sardegna, ma applicandolo a livello nazionale, per individuare i distretti culturali immateriali. Noi ci arrabattiamo per fare economia, politica, eccetera, e dimentichiamo che cose importanti sono le attività, le culture, le preghiere, le credenze, le tradizioni, l'omogeneità del territorio, la massa della lingua, da tutti quei valori che stanno insieme e che formano le nostre regioni storiche. Se si parte dalle regioni storiche e si individuano i parchi, i distretti culturali, i materiali, per proporli come anima portante del discorso di valorizzazione culturale, politica, economica, anche economica, se non si parte da quello, a mio avviso tutto il resto diventa artificioso. E sostanzialmente questa risposta è una reazione alla programmazione, a mio avviso, errata degli anni Ottanta, che aveva come redattori Maciocco e Clemente a suo tempo, Clemente era più flessibile, quella dell'eliminazione delle regioni urbane. Cioè il territorio sardo era diventato come,
come fondato sulle regioni urbane. Niente di più sbagliato. La Sardegna non ha regioni urbane. La Sardegna non ha regioni urbane, ha regioni anaurbane, ha regioni rurali. Se si parte dalla campagna per scoprire la città, allora si può fare tutta la programmazione che si vuole. Se si parte dal contrario, dalla città per scoprire la campagna, non si va lontano. Ecco, questo è il...